Salute e sicurezza sul lavoro, il nuovo programma europeo punta sulle regioni per rafforzare i controlli in materia di prevenzione e fornire informazioni specifiche alla nuova banca dati dell'Unione. Più di 22 milioni di occupati, 745 mila denunce di infortunio, 790 morti riconosciuti sul posto di lavoro o in itinere. I dati INAIL fotografano un'Italia in cui ogni giorno sul lavoro si muore o ci si infortuna, riportando inabilità temporanee o menomazioni permanenti. In Europa i numeri si moltiplicano, 217 milioni di lavoratori, 3 milioni di infortuni gravi, 4 mila i morti nell'Unione. A fornire i dati alla stampa a Bruxelles il commissario europeo Laszlo Andor, che ai nostri microfoni individua uno dei fulcri del nuovo piano 2014-2020 su salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione oggi ha adottato una nuova strategia per i prossimi 7 anni per aiutare l'attuazione della legislazione esistente. Questo richiede un perfezionamento dell'ispezione, un settore che ha bisogno di essere rafforzato in Italia. Un rafforzamento che passa per l'operato delle regioni sul territorio, perché la sfida è controllare in modo capillare l'applicazione delle norme esistenti e aumentare la capacità di prevenzione, soprattutto nelle piccole microimprese che delle regioni italiane sono l'ossatura. E ancora creare una banca dati con l'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, per cui le regioni potranno essere osservatorio quotidiano e fonte primaria di informazioni. L'obiettivo è migliorare ancora le strategie che nel quinquennio 2007-2012 hanno contribuito a ridurre del 27,9% gli infortuni con assenza da lavoro superiore ai 3 giorni, ma anche fronteggiare nuove emergenze come lo stress lavoro correlato, che oggi è diventato la principale causa di assenteismo nell'Unione.